Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Per celebrare degnamente i Santi Misteri, sorelle e fratelli, riconosciamo i nostri peccati. Signore Gesù, compimento delle profezie e pienezza della legge, abbi pietà di noi. Signore, Cristo, Figlio unigenito, unico rivelatore del Padre, abbi pietà di noi. Signore Gesù, che chiami i peccatori alla tua mensa, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il figlio della padrona di casa, la vedova di Sarepta di Sidone, si ammalò. La sua malattia si aggravò tanto che egli cessò di respirare. Allora lei disse a Elia: che cosa c'è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il corpo della mia colpa e per far morire mio figlio? Elia gli disse: dammi tuo figlio. Dio lo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore: Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia. La vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa dalla stanza superiore e lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia: ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Parola di Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dal lieve. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate il mio Signore, i suoi fedeli, e
la sua santità celebrata in ricordo, e che la sua gloria ancora un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni di aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non segue un modello umano. Infatti io non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunziassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore. Parola di Dio.
Siamo tutti contenti, vero, di stare in chiesa oggi, di partecipare all'assemblea così bella e privilegiata, l'Eucaristica di questa decima domenica. Poi sicuramente anche voi avrete ascoltato in questi giorni, specialmente ieri, oggi, eccetera, quanto si parla del nostro Papa Francesco, vero? Volete bene un po', sì, come gli altri papi, magari un po' di più, perché più diventiamo vecchi, più diventiamo anziani, vogliamo sempre più bene a coloro che ci sorridono, e quindi anche a questo Papa, specialmente noi anziani che ne abbiamo visti tanti, va bene, e tutti fortunatamente buoni, ciascuno che corrisponde alla società, all'ambiente sociale che abbiamo nel mondo di oggi. Naturalmente siamo stati tutti colpiti anche di qualche decisione che ha preso da solo, è lui, ma mi raccomando, cerchiamo dopo aver ascoltato, non pensare come abbiamo detto all'inizio ai peccati degli altri, del Papa, dei Vescovi, dei Preti, dei nostri, perché il suo bellissimo tentativo è di cercare proprio di rinfrescare la responsabilità di ciascuno di noi. Giovanni XXIII, già da tanto tempo fa, diceva che il segno di croce me l'hanno insegnato non i preti. Quindi ciascuno di noi è responsabile, e questo Papa ci aiuta in vario modo, ci aiuta nel senso di assemblea, di popolo, di Dio, del mondo, a crescere un po', dando un po' di volte di qui di là, quando qualcuno magari se ne merita, ma un po' tutti ce ne meritiamo, perché anche noi preti veniamo dalla famiglia, anche noi, papà, mamma, i suoceri, i genitori, c'erano fratelli, sorelle, zii, e forse non erano tutti santi nemmeno a lui. Quindi è di cercare di mettere l'accento per quello che possiamo nel nostro ambiente, nel nostro cuore, sentirci protagonisti di gioia di stare con Dio, di ascoltarlo, di viverlo, di accogliere anche i suggerimenti che queste persone buone ci stanno indicando, per poter essere tutti noi semente buona, lievito, nelle nostre case, cominciando dal nostro cuore, dalle nostre case, le famiglie, gli ambienti, la società, il votare. Oggi non si può più parlare di cosa fare, vero? Ma da sempre Dio l'ha imparato, il cuore nostro proteso verso Dio, per creare attraverso il nostro cuore una società sempre più buona, secondo Dio, per noi cristiani. Ma i temi oggi sono moltissimi, non si può farli tutti, perché poi io mi stanco e voi anche vi stufate. Però un pensiero bisogna farlo alla Madonna, vero? È appena finito il mese di maggio, poi oggi ancora la supplica, e ha tanto parlato col silenzio che le nostre orecchie sono sorde ormai, ha parlato con silenzio. Ecco, proviamo davvero ad accogliere questa delicatezza, questo amore, col suo cuore, con i suoi occhi, con la sua vita, fissi in questo messaggio che gli viene: Dio ti ha cercato, desidera da te qualcosa. Che dici? Sa perché lei l'ha detto così bene, l'ha portato avanti così bene, e noi lo diciamo tante volte e scagliniamo un po' troppo. Ecco il grande insegnamento: rinfrescarci anche noi attraverso le parole, le preghiere, partecipare all'Eucaristia, se possiamo magari fare pace con Dio per diventare un po' più santi, magari convertirci, magari risorgere, magari fare la comunione e poi tradurre. Abbiamo sentito dalla prima preghiera che abbiamo fatto all'inizio: sorgente di ogni bene tu sei, o Dio, ispiraci i propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli, perché sennò che facciamo? Il diavolo sa molto più di noi, ma non le fa le cose che crede o che dice. Tutt'altro,
importante abbeverarsi alla sorgente, Dio e la parola di Dio. Altro, ovviamente, il tema principale è che noi abbiamo sentito almeno in due letture il Vangelo e il Libro dei Re, questa vedova di Sarepta con Elia, e dice: cosa vuoi da me? Questa la povera donna, dice, che l'aveva tenuto un po' di giorni lì a dargli da mangiare, a sfamarlo, e dice: mi è morto, portamelo qua, eccetera. Il Vangelo ancora, tutti furono presi da timore, dice: ma questo qui fa risorgere i morti. Siamo tutti un po' così di fronte a questi fatti, a queste realtà, a questi racconti di tanto tempo fa. Io, da povero di estrazione contadina, vado subito al sotto e viene anche un pensiero un po' così, non certo irriverente. Dice: ma perché tanti morti li ha risorti e a me e ai miei cari nessuno? Poi mi rendo conto che non è la frase, quel pensiero giusto, vero? Che attraverso i miracoli oggi ne succedono anche di diversi, ne succedono ancora oggi, ma attraverso i miracoli di allora, così eclatanti per l'impatto che è appena venuto Dio, Gesù, su questa terra, ci vuole insegnare un sacco di cose. Che se facesse risorgere tutti i morti è finita, no? Quindi erano fatti che lui ha ritenuto opportuno fare per insegnarci qualcosa. Ovviamente patrimonio comune, vero, però rinfreschiamocelo un po', è il passaggio dalla morte alla vita, dal buio alla luce di Cristo, dal buio del peccato alla luce della risurrezione, della salvezza. Ha questo senso di catechismo stupendo, essere felici di un Dio che ci prende per mano e ci fa salire di gradino in gradino sempre di più verso la luce che è Cristo concretamente vissuto. Quante volte anche noi, a parole nostre, a voi nostri, vediamo tanta gente che va in chiesa e poi non fa, tante volte e che non va in chiesa e poi invece proviamo a fare, sì, raccogliamo tutte le riflessioni che ci circondano, però tutte queste siano occasioni positive, io direi, per rientrare del nostro cuore, proviamo
amare anche quelli che ci stanno accanto, noi cristiani con gli occhi di Dio. Credo in un solo. Sorelle e fratelli, la compassione di Gesù verso l'umana sofferenza ci assicura che Dio non ci abbandona ai lacci del peccato e della morte. Con questa certezza affidiamo a Dio tutta la nostra vita. Innalziamo a Dio la nostra preghiera dicendo insieme: mostraci, Signore, la tua misericordia. Perché in un mondo disorientato da radicali cambiamenti e sconvolto da tanti conflitti, la Chiesa sia faro di salvezza per tutti i popoli. Preghiamo. Perché quanti sono segnati nel corpo e nello spirito dal dolore possano trovare luce nella fede e conforto nella cristiana carità. Preghiamo. Perché non vengano mai a mancare uomini e donne che nella Chiesa e nella società civile si impegnino generosamente al servizio del prossimo. Preghiamo. Perché ciascuno di noi si lasci trasformare dallo Spirito Santo per diventare testimone della misericordia di Dio, strumento di riconciliazione e di pace nella propria famiglia e in ogni altro ambiente. Preghiamo. O Dio della vita, tu non abbandoni coloro che confidano in te. Accogli le nostre suppliche e fra le eterne vicende della vita alimenta in noi il dono divino della speranza. Per Cristo nostro Signore.
pregate sorelle e fratelli perché, portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in
State ricevendo il calendario parrocchiale del mese di giugno, poi il calendario parrocchiale riuscirà di nuovo a settembre, luglio-agosto ci fermiamo. Nel calendario parrocchiale ci sono tutti gli appuntamenti della nostra comunità parrocchiale. Ricordo che domenica prossima facciamo la raccolta di generi alimentari per coloro che hanno bisogno, che si rivolgono qui in parrocchia. Chi vuole può portare una busta con dei generi alimentari, o in sacrestia può depositare la busta ai piedi dell'altare del crocifisso. Ricordo anche che sabato prossimo, 11 giugno, alle 18 ci sarà la messa solenne della chiesa della Santissima Concezione a Ghetto, e poi subito dopo, intorno alle 19, anche prima, la processione di Sant'Antonio di Padova, che è il compatrono della nostra città. Grazie. Preghiamo. Signore, la forza risanatrice del tuo spirito operante in questo sacramento.